Signori, buongiorno. Quando mi hanno comunicato il titolo della mia presentazione, l'evoluzione della rete dal 97 al 2010, in realtà dal 91 a oggi praticamente, la prima cosa, mi sono un attimo spaventato perché, oddio, devo andare attraverso bit, megabit, gigabit, pop, accessi, backbone e così via di seguito. Ma non vi preoccupate, la cosa è più semplice di questo. Non parlerò di questo, ma essenzialmente di ricordi in questa roba qui. È chiaramente emozionante ripercorrere questa avventura, l'abbiamo visto. Alcuni di noi erano emozionati, come lo sono io in questo istante, a ricordare queste cose qui. Questa avventura inizia in realtà nel 77, come abbiamo anche sentito, con le pionieristiche sperimentazioni fatte dall'INFN e dal CNR, ma anche da altri enti, da centri di calcolo tipo il CNUCE, il SATE e così via. Non mi ricordo se allora il CNUCE era già sotto il CNR o se era un ente autonomo o qualcosa del genere, ma insomma. Continua poi con una rete chiamata allora INFNet, il CNRNet e così via, tanti nomi, e alla fine degli anni 80 abbiamo visto passa attraverso la costituzione di questo gruppo per l'armonizzazione della rete della ricerca, il GAR. Sfocia quindi nel 91, come testé ci ha detto Cantore, nella prima rete unitaria dell'università e della ricerca, che si chiamava GAR, cofinanziata giusto appunto dal MUST, potenziata poi con l'introduzione di collegamenti da 2 a 34 megabit, che piglia il nome di GAR2, e già allora è una delle reti più veloci della ricerca in Europa e nel mondo. 97, è il 97 l'anno in cui la CRCS, la Commissione per le Reti e il Calcolo Scientifico, che io qui auspicherei che il Ministero rimettesse in funzione, perché in effetti tanto lavoro ha fatto e a questi risultati ha portato. Ricordatevi, qui noi parliamo solo di reti, in realtà quella commissione si interessava anche di calcolo scientifico, non a caso c'erano i consorzi di calcolo dentro a quella commissione. Comunque è il 97 quando la CRCS propose, nell'attesa della costituzione di un organismo dedicato, perché è quello che ci voleva, di affidare all'INFN il compito di realizzare e gestire il progetto di rete delle università della ricerca italiana a larga banda, cosiddetto GAR-B, da broadband. Questa CRCS, l'INFN, il progetto che viene affidato appunto su proposta della CRCS all'INFN. Si stila una convenzione quadro fra l'allora MUST e l'INFN e viene firmata nel 98, il 23 marzo, dall'allora ministro Berlinguer e dal presidente dell'INFN Maiani. Negli anni successivi, quindi dal 98 al 2002, l'INFN è ente attuatore della rete, ovviamente sotto il controllo della CRCS, allora il presidente Federico Rossi, che si avvale anche del parere tecnico-scientifico di un organismo, giusto appunto organismo tecnico-scientifico TS GAR, presidente allora Orio Carlini, organismo ovviamente nominato dal MUST. Nasce la direzione GAR-B, cioè una volta affidata all'INFN, l'INFN crea al suo interno un'apposita unità operativa, denominata giusto appunto direzione GAR-B, ha sede presso l'amministrazione centrale dell'INFN a Frascati, presso i laboratori nazionali di Frascati, è dotata di evidenza contabile, di proprio personale, cioè non c'è un bilancio per conto suo, chiaramente il bilancio è contenuto all'interno di quell'INFN, però con una sua evidenza. Ha proprio personale e di un direttore, Enzo Valente. Il direttore, sempre Enzo Valente, si accorge subito che le regole amministrative sono troppo strette per la realizzazione di uno strumento così moderno e in continua evoluzione. Non si tratta di fare un edificio o comprare un macchinario o qualcosa, si tratta di costruire una rete che giorno per giorno cambia gli accessi, cambia le velocità, cambiano tutto.
è necessaria un'interpretazione elastica, scusate, delle regole. Elastica non intendo dire fuori dalle regole, ma un'interpretazione intelligente. Le regole sono fatte anche per essere interpretate e lo sappiamo tutti. L'amministrazione FN, ricordo qualche nome, Pacciane, Solina, Sedaleo, eccetera, eccetera, è disperata, va sicuro. Non sapevano che pesce pigliare con questo direttore che voleva innovare, per così dire, nell'amministrazione. È necessaria una stretta collaborazione, ma soprattutto molta comprensione e rispetto dei ruoli. Allora vicepresidente NFN cerca di dare un colpo al cerchio della rete ed uno alla botte amministrativa, cercando di far quadrare il tutto. Bene, il 13 ottobre 1998, Garbì, il progetto Garbì che il Ministero aveva assegnato all'INFN, nonostante questi problemi che vi ho detto prima, eccetera, eccetera, nasce. E la rete c'è. C'è una rete per la comunità scientifica, scusate ma queste cose vanno troppo veloci, con prestazioni incredibili e con le interconnessioni europee, diciamo, verso TEN34, quindi connessione verso il CERN, DESI, gli Stati Uniti anche, eccetera, eccetera, e quindi alla fine la comunità scientifica nazionale, scientifica e accademica nazionale, è dotata di una rete che rispetto alla rete precedente ha un certo numero di caratteristiche, diciamo, senz'altro migliori, ma anche innovative. Grazie per questa realizzazione. No, scusate. Questo grazie va a quelli che hanno realizzato la rete. E un grazie di cuore a tutti i membri dell'unità operativa dell'INFN. Sono tante, ne vedo tanti qui dentro e vorrei ringraziarli uno per uno, ma pigliato come un ringraziamento globale a tutti quelli che hanno collaborato all'interno di quell'unità operativa, dai tecnici, dagli ingegneri, dai fisici, dagli amministrativi, tutti quelli che ci hanno lavorato dentro. Anche a tutti i collaboratori degli altri enti di ricerca dell'università, perché non crediate che tutto sia stato fatto da quell'unità operativa INFN. C'è dentro anche gente del CNR, dell'Enea e così via, delle università e così via di seguito. Tutti insieme per realizzare quella rete che abbiamo visto. Ai partner industriali, anche con loro, è vero che noi si paga, ma è anche vero che se non c'è quel minimo di intelligenza e di rapporto costruttivo fra noi e i partner industriali si va poco lontano e quindi li ringraziamo anche per questo. Un grazie particolare va al direttore Enzo Valente. Senza di lui, senza la sua competenza e dedizione, ma soprattutto senza il suo coraggio nell'affrontare le più imperve strettoie amministrative, Garbì probabilmente sarebbe ancora sulla carta. A questo punto no, ci si chiede... Fammi fare una precisazione. Ha ragione il professor Ferroni quando dice io l'unica cosa buona che sono stato capace di fare era di cercare la gente giusta che sapeva fare le cose. Ma io ringrazio per la precisazione. Probabilmente il professor Ferroni citava soltanto un esempio, però mica lo diceva in generale, no? Vabbè. Il problema adesso è, abbiamo una rete, ma chi la gestisce? Chi gestirà questa rete? Non certamente l'INFN. L'INFN ci ha un mandato preciso di 3-4 anni, 4 anni in realtà, in cui doveva realizzare questa roba. Esattamente. Negli anni successivi al rilascio della rete, come vedete, sono stati esperiti un certo numero di tentativi per l'istituzione o la costituzione di un organismo con una personalità giuridica per la gestione della rete. Sono tentativi del Ministero di istituire un centro, un istituto, un consorzio obbligatorio, a un certo momento se ne fuori. Qui vedo anche Aldo Cottini che varie volte ci siamo incontrati per cercare di capire che tipologia di istituto bisognava fare per gestire questa rete. Anche mediante emendamenti alle varie leggi finanziarie,
pensava di far passare un piccolo emendamento alla legge finanziaria di fine anno per creare questa istituzione. L'unica cosa che abbiamo ottenuto a un certo momento fu un ordine del giorno che poi al Senato o qualcosa del genere, che poi non ha avuto nessun seguito. Comunque vari e purtroppo vani tentativi per far istituire un soggetto giuridico. È solo nel 2002, scusate, che l'opera congiunta della CRUI, allora Presidente della CRUI, professor Luciano Modica, e l'INFN sottoscritta, il coinvolgimento di CNR ed Enea, porta alla costruzione del consorzio GAR. È solo allora che, dopo tutti i tentativi del Ministero, non riusciti, purtroppo, ma non per colpa del Ministero, ma per colpa della politica in generale, non riusciti, decidemmo di fare qualcosa da noi, cioè di autocostituirci in istituzione per la gestione della rete GAR. E nasce il Consortium GAR, che è un'associazione di fatto, un'associazione riconosciuta che vede come soci tutte le università italiane rappresentate alla Fondazione CRUI, il CNR, l'Enea e l'INFN. Questi sono i soci fondatori. Scusate. Da GAR a GAR. State attenti, perché si chiama Consortium GAR, però lo statuto e l'atto costitutivo di questa associazione, di fatto GAR cambia significato. Cambia significato la A, cambia significato la G. Da gruppo armonizzazione rete della ricerca, il Consortium GAR diventa consorzio per la gestione e l'ampliamento della rete della ricerca. Questo credo Renzo Valente non me l'abbia mai perdonato, e credo forse anche qualcun altro, il fatto di aver cambiato il significato di GAR. Però così è e così ce lo teniamo. Qui è l'atto costitutivo, una fotocopia dell'epoca, carta notarile, e qui ci sono quelli che hanno firmato. Alla presenza del vice ministro Possa, fu firmato qui al Ministero, all'epoca c'era il presidente CNR, il professor Bianco, la CRUI, il Piero Tosi, l'Enea, Giovanni Lelli e l'INFN, Enzo Iarocci. A questo punto l'INFN cede tutta l'attività al Consortium GAR, attività intesa come il patrimonio, come la situazione finanziaria, il personale assunto a tempo determinato, i contratti in essere che nel frattempo aveva stipulato sulla base di una gara europea, tutta la prima gara europea che si era fatta e che costò tanta fatica, vero Massimo? Vero? Siamo d'accordo. Costò tanta fatica farla. L'INFN comanda inoltre presso il Consortium GAR i dipendenti che fin qui avevano lavorato per GAR e tuttora parte di loro sono comandati presso il Consortium. Insomma, in breve tempo il Consortium approva i regolamenti di funzionamento, personale, amministrazione, eccetera, eccetera, trova una sede in Roma e diventa operativo. A questo punto, nel maggio 2002, la direzione GARBI, in realtà è un po' prima questa, perché il consorzio venne costituito alla fine del 2002, ma già al maggio del 2002 la direzione GARBI sottopone alla CRCS il progetto GARGI. Toccherà poi al costituendum consorzio GAR realizzare il progetto. Questo offrirà capacità di accesso all'origine, all'ordine del gigabit al secondo, mantenendosi costantemente allo stato dell'arte e tecnologia. Vado veloce perché sono descritte un po' le caratteristiche di GARGI. Nuove tecnologie come PV6, multicast, rete private, VPN e così via. Vado avanti, la struttura soddisferà le richieste di 200.000 addetti alla ricerca scientifica e circa 1.600.000 studenti, 1.800.000 che citava il Luciano Modica prima. Sarà parte integrante del sistema mondiale delle reti della ricerca e così via. Quindi da GARBI siamo passati a GARGI sotto il Consortium GAR. Adesso si va verso GARX. Negli anni 2005-2006 comincia a prendere corpo il progetto GARX, rete telematica multiservizio.
viene approvato nel 2008 in fase di realizzazione, è una rete 40 volte l'attuale rete Gargi. Qualcuno ha calcolato che ci vogliono 8 millisecondi alla luce per andare da Milano a Milazzo, e sono la luce e la sua velocità il riferimento per il network di domani, come dire utilizzazione di fibre ottiche. Comunque sul futuro, in parte già presente, lascio la parola a Enzo Valente.